stiamo cercando di trasformare quella che è una crisi in una opportunità. Dire no, no alla messa al bando delle auto a benzina e diesel. Diciamoci la verità, l'Africa non è un continente povero. E mettersi mani e piedi in mano alla potenza cinese. È un continente sfruttato. Well, I think that, penso che un impatto sull'andamento dei titoli finanziari delle banche europee fosse prevedibile con la crisi della Silicon Valley Bank. La transizione ecologica è fondamentale, però non va avanti a colpi di multe, di divieti, di obblighi, di penalizzazioni. La scelta sicuramente dolorosa di non prorogare lo sconto sulle accise della benzina. L'acqua è preziosa, lo è ancora di più in questo momento quando non ce n'è. Oggi io rivendico quella scelta. Il PD nasce mettendo insieme tre culture riformiste e progressiste: quella socialista, quella cattolica democratica, quella liberal democratica. Gli americani possono stare tranquilli. Il sistema bancario è solido e i loro depositi sono al sicuro. Buongiorno, ben ritrovati. Sono già 20.000 i migranti arrivati sulle nostre coste da gennaio. Pensate che l'anno scorso, nello stesso periodo, furono solo 6.000. Questo già vi dà il senso dei numeri che preoccupano il governo. Così dopo appena 4 giorni, la lotta agli scafisti del globo terracchio palesemente non basta più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha allargato il perimetro collegando direttamente il tema dei migranti al tema della guerra tra Russia e Ucraina. Sarebbero, pensate, i russi, che controllano ampie zone del Nord Africa, la famosa brigata Wagner, a usare gli scafisti come arma per colpire Italia ed Europa. La cosiddetta guerra ibrida. Il capo della Wagner, Prigozhin, ha utilizzato un insulto russo, Mudak, per replicare al nostro ministro. Insulto sui giornali di oggi viene ampiamente tradotto in vari modi, testa di C, str, insomma, va bene, tutti un po' irripetibili, ma molto chiari, devo dire. L'uscita di Crosetto però ci dice qualcosa di più. Il governo ha capito che non basterà battere i pugni sul tavolo o minacciare di arrestare gli scafisti per risolvere i problemi. Perché? Perché come tutti gli slogan e le soluzioni semplicistiche evocate dalla destra quando era all'opposizione, oggi tornassero indietro come un boomerang. Insomma, tra il dire e il fare, oggi c'è davvero di mezzo il mare. Ne parliamo subito con Furio Colombo, che vedo già collegato con noi. Ringrazio Maria Teresa Meli, la invito ad entrare. Sì, vedo buongiorno. Già... Buongiorno, buongiorno Furio, ben trovato. Allora, parto, vedo che c'è anche, vedo anche Pietro Senaldi, vedo Alessandra Moretti del PD, vedo Francesco Borgonovo, però parto da Furio, perché dopo 2 settimane molto complicate per il governo, diciamo, ieri diciamo, in qualche modo la Meloni riparte dai fondamentali, incontro a Palazzo Chigi con i servizi segreti, da una parte, e dall'altra la celebrazione di Papa Francesco con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Oggi apre il cantiere della riforma fiscale. In qualche modo il governo cerca di tracciare una linea dopo, dopo il disastro di Cutro. Furio? Beh, non credo, non vedo quale linea si possa tracciare dopo il disastro di Cutro. Cutro è una disgrazia molto grande perché resterà nella storia. Io ho conosciuto molte persone che hanno avuto responsabilità di governo nel mondo in tutti gli anni della mia vita giornalistica e ho sempre visto questa preoccupazione, lasciare una traccia, lasciare un segno perché si potesse dire che quella persona era stata quel governo, era stata quella linea, era stato quel modo di comportarsi. È straordinario che la Meloni abbia fatto esattamente il contrario, ha lasciato un segno che non potrà essere dimenticato, questo suo andare a cantare invece di salutare, di vivedere almeno le vittime e le loro mamme, è un gesto che non può essere dimenticato, rimane nella storia, nella sua e purtroppo nella nostra. È un momento terribile quello che è accaduto in Calabria ed è un momento indimenticabile. Quindi qualunque altra azione è sperabile che sia ragionevole e utile, è sperabile, nessuno di noi può sperare che d'ora in poi
la Meloni governi così male. Ma certo in quel momento lo ha fatto, ha raggiunto in modo secondo indegno. Furio il punto fine. Scusami Furio, facciamo un passo in avanti però, perché Guido Crosetto dice una cosa importante, dice addirittura cioè, sono i russi che manovrano le masse di migranti per farli arrivare sulle nostre coste utilizzando una sorta di guerra ibrida per destabilizzare il nostro paese ma anche l'Europa. È un rischio che tu vedi? Ma io vorrei ricordare a Crosetto che ho imparato dalla Meloni quando era candidata che un certo Soros democratico, di sinistra, ebreo, finanziere, speculatore, secondo lei, era l'uomo che metteva in mare gli migranti. Avevo imparato che era lui ed erano persone come lui e persone della sinistra che volevano sistemare un po' di migranti ad essere gli organizzatori del flusso sul mare, dell'affollamento delle barche, dell'arrivo degli scafisti e dei cosiddetti sfruttatori di carne umana. E quindi ora che invece non è più Soros ma è la Russia, sono come minimo meravigliato e mi sarebbe piaciuto che l'autore della nuova rivelazione desse almeno un'indicazione per potergli credere. Ma ce la darà nei prossimi giorni. Io penso che ci saranno anche i servizi segreti, da quello che ho capito io, a dare informazioni molto preoccupanti. Pietro Senaldi, insomma, Furio mi pare che dà un giudizio disastroso della gestione, diciamo, del naufragio di Cutro e non crede neanche tanto alla tesi di complotti internazionali contro l'Europa e contro l'Italia. Ma io confido che col tempo Furio Colombo troverà ben altri punti più bassi del governo Meloni. Per esempio potrebbe macchiarsi la camicia quando mangia gli spaghetti o, non so, pestare il piede a un giornalista che gli sta dietro per intervistarla. Anche questi saranno cose che saranno giudicati imperdonabili. Allora, abbiamo capito, tutti gli ascoltatori hanno capito che a Furio Colombo sta antipatica la Meloni e questo non c'è nulla da fare, cioè, anche se riscoprisse la penicillina gli starebbe comunque antipatico. Per quanto riguarda il discorso Cutro del... è lì, comunque. È legittimo, eh? Tutti gli uomini hanno le loro antipatie e le loro simpatie, non è mica... però bisogna sì, però non c'è da fare spiga su tutti quei morti, eh? Scusa Senaldi, se è un collega ti do del tu. Non c'è da fare battute di spirito su quei morti, perché tu adesso hai paragonato quello che stava dicendo Furio Colombo su quella tragedia con se la Meloni si sporca mangiando la pasta. No, io non ho paragonato, cioè, io ho detto sì, che hai fatto dello spirito su una cosa che diciamo francamente anche no. Purtroppo il giudizio secondo me è viziato da un'antipatia personale. Questo è il mio punto di personale, di schieramento, non certo personale, diciamoci la verità, non credo che personalmente abbia nulla a che dire. Dopodiché, sai, io credo che la Meloni abbia parlato di Cutro e delle vittime. Penso che il discorso di Crosetto non è la prima volta che l'ha fatto a me a luglio, quando non era al governo, e risponde a questa logica qui che è cambiata, diciamo così, dai tempi di Soros, no? Ovvero sia l'Africa non è più un continente in controllo dell'Occidente, diciamo così. L'Africa è un continente in controllo della Cina e in parte, ma questo è risaputo, è letto nei giornali, specie nella zona subsahariana e specie nella Libia e in parte infatti anche dalla le cose che ha detto Tajani nella riunione sono abbastanza chiare, una sorta di tempesta perfetta tra la guerra, il terremoto, l'esodo. Che hanno i rubinetti dell'immigrazione e siccome noi siamo un po' il ventre molle della coalizione pro-Ucraina, no? Per tante ragioni, non ultimo, non solo le posizioni di Berlusconi, ma anche quelle della Schlein e di Conte in particolare, ecco che il nemico punta sempre sul ventre molle, no?
Allora, adesso arrivo Moretti. Ventremolle però devo... è la Germania, non mi pare che stiano puntando ancora sulla Germania. Ventremolle è la Germania, beh, dell'alleanza pro-Ucraina, mi pare, che è il paese filo putiniano che esiste in Europa. Il ventremolle è la Germania. A me pare che la Schlein sia stata molto chiara nel suo discorso, Meloni pure, no? E Salvini e Berlusconi se ne stanno facendo una ragione. Perché ci sono solo gli amici della Schlein che comandano in Germania, grazie a Dio, siccome la Schlein non comanda in Italia... Ma in Italia comanda gli amici della Schlein, gli amici della Schlein in Germania sono quelli che hanno costretto Scholz a mandare le armi all'Ucraina, sono i verdi tedeschi. Informiamoci sulle cose. Tu, devi metterti d'accordo con te stessa. Il ventremolle è l'Italia o la Germania? È la Germania. È la Germania. Va bene, fate talmente nervosire che non riesce a tenere l'inquadratura, Pietro. Ecco. Si chiama Scholz, guarda, l'anello debole. Allora, scusate, facciamo una cosa, scusate, però Alessandra Moretti è l'esponente del PD, ha fatto l'assemblea, ha una nuova segretaria che è Elly Schlein, forse ce lo dice lei cosa vuol fare Elly Schlein con la guerra, così non interpretiamo il pensiero del PD. Moretti, no, ma tra l'altro mi sembra che tentenna sulla guerra Elly Schlein. Mi sembra che sul tema dell'Ucraina e del conflitto la Schlein sia stata molto chiara, molto netta, quindi non c'è nessun dubbio sulla linea politica che il Partito Democratico porterà avanti. C'è però un'altra cosa, innanzitutto trovo che non ci sia nulla da ridere né di fare ironia e non c'entra nulla la simpatia che abbiamo meno nei confronti della Meloni. A me sta pure simpatica, per cui voglio dire, mi sta pure simpatica. Fammi finire, Senaldi, eh? E sì, dopo però devo replicare. Allora, il governo e la destra ha per anni fomentato il tema dell'immigrazione e oggi si trova a fare i conti con il governo di un fenomeno gigantesco che non si risolve con le battute, con la propaganda e con le soluzioni semplicistiche, ma si risolve con una serie di azioni politiche, con incontri bilaterali, con una serie di politiche chiare su questo. E voglio vedere se la Meloni le avrà ad oggi. Secondo me c'è una grandissima confusione, si sono comportati malissimo, hanno fatto una serie di scivoloni, non sono andati a rendere omaggio a quelle bare bianche, hanno preferito fare una passerella mediatica. Meloni, e soprattutto servizio. Ancora non ci hanno detto perché quel barcone sovraffollato che dovrebbe essere soccorso sempre secondo le leggi italiane e internazionali non è stato soccorso, questo non ce l'hanno ancora detto. Quella è stata una scelta politica, sì o no? Allora, parliamo di politica, non parliamo di simpatia o di spaghetti che macchiano le camicette. Non me ne frega niente. Io voglio delle risposte da un governo che oggi si ritrova finalmente, per la prima volta, di fronte a un problema serio. E di fronte a un problema serio si risponde con le politiche, non con le battute o con le passerelle. Siccome è un problema gigantesco e in Italia, guarda caso, mancano pure 80.000 posti di lavoro. Allora, fermiamoci perché su questo, ci sono aziende che non trovano Moretti, lavoro, perché forse ieri... i canali legali di accesso all'Europa e all'Italia è il caso di farli. E ci spiegate come pensate di farli. Allora, ieri in realtà le mosse politiche la Meloni l'ha fatte perché appunto, come dicevo, ha fatto un vertice a Palazzo Chigi convocando Crosetto, Piantedosi e anche i servizi segreti e poi ha fatto un incontro in occasione di un libro di Spadaro, Civiltà Cattolica, ma insomma con il mondo della Chiesa abbastanza significativo. Vediamo un momento. Non può, diciamo così, non rinfrancare chi come me si trova a guidare una nazione come l'Italia, forse nel suo momento, diciamo, più complesso dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale. Giorgia Meloni sceglie la platea di Civiltà Cattolica per la sua prima uscita pubblica dopo il Consiglio dei Ministri di Cutro. Il governo e la sottoscritta sono stati accusati di cose raccapriccianti. Ma la mia coscienza è a posto. La Premier ha appena incontrato a Palazzo Chigi i vertici dei servizi di sicurezza. I numeri degli sbarchi e dei naufragi preoccupano. Per il ministro Crosetto, presente all'incontro di Palazzo Chigi, il boom dei migranti è una strategia di guerra condotta dalla Russia attraverso i suoi mercenari in Cirenaica. Potremmo anche noi mettere tranquillamente la testa sotto la sabbia, lasciare che
in Africa continuino a prendere piede i mercenari della Wagner e i fondamentalisti. Lasciandolo in campo gli 007 contro gli scafisti, contro l'immigrazione irregolare. Ma ci sono dei servizi di informazione, credo che servano anche per queste cose, anche perché non sappiamo chi entra. Non c'è bisogno dei servizi segreti per sapere, perché lo sa chiunque, che di là ci sono decine di migliaia di persone che cercano di venire di qua. Facendosi discepola del magistero di Francesco, Meloni parla di un nuovo corso fatto di cooperazione non predatoria in Africa. E diciamoci la verità, l'Africa non è un continente povero, è un continente sfruttato. Così come con la targa, con le parole del pontefice scoperta a Cutro, per Giorgia Meloni la sua politica è in piena sintonia con Bergoglio. Più persone partono, più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c'è il rischio che qualcosa vada storto. Allora, Francesco Borgonovo, riparto da te, perché oggi La Verità titola il PD ha dichiarato guerra all'Italia, cioè al di là della mano di Putin, di Rory Sbarchi, mi pare di capire che voi pensate che il PD sta facendo, sta remando contro il paese addirittura? Non fa niente di diverso da quello che ha fatto in precedenza, cioè io parto da un presupposto che oggi se bisogna criticare le politiche migratorie di questo governo lo può fare chi negli anni passati non ha sostenuto le porte aperte a tutti i costi che hanno alimentato i flussi, quindi bisognerebbe avere un pochino di coerenza e di evitare di da un lato accusare il governo di far morire la gente in mare, dall'altro di far arrivare troppa gente, perché delle due l'una. Io sinceramente penso che la Wagner c'entri poco e ricordo anzi che saranno brutti e cattivi, probabilmente lo sono, però se lo Stato Islamico è stato combattuto in certe zone perché c'era la Wagner, perché c'erano i russi, non perché c'erano gli americani o perché c'eravamo noi. Quindi da quel punto di vista sull'estremismo e con i loro metodi che non sono simpatici hanno dato una mano notevole. E se proprio vogliamo guardare le responsabilità internazionali, soprattutto per i migranti che arrivano dalla rotta dell'Egeo, cioè dall'Afghanistan e dalla Siria, dobbiamo guardare anche alle responsabilità. Però scusa Francesco, io ho capito tre giorni fa che il grande problema erano i trafficanti di uomini, erano gli scafisti, no? La lotta senza quartieri, senza confini, globo terracqueo. Dopo tre giorni ci dicono invece che c'è un tema addirittura di geopolitica, con i russi che muovono i migranti nel Mediterraneo. Però facciamo capire, infatti secondo me non sono i russi che muovono i migranti nel Mediterraneo, facciamo capirci, cioè il problema degli scafisti esiste ed è grave, che l'immigrazione, a differenza di quello che è stato detto per tutti questi anni, sia un fenomeno naturale, non è assolutamente faccio, vero, purtroppo. L'immigrazione è un cos'è fenomeno No, scusa, stavo parlando con la regia che mi ha chiesto una cosa. Pensavo, non ce la faccio ascoltare Borgonovo, dicevo no. Poteva, pazienza. No, sono coriacea. Ecco, ma condivido. Ho le spalle larghe. E annoio anch'io di me stesso, per cui sono sicuro di lei. Semplicemente stavo dicendo che l'emigrazione sia un fenomeno indotto e non naturale, sotto gli occhi di tutti da anni. Ci sono fior di nazioni che hanno giocato con quelli che è una studiosa di Harvard che si chiama Kelly Green Hill, chiamava armi di migrazione di massa, e lo ha fatto la Turchia, lo faceva la Libia di Gheddafi, lo fa la Libia con le varie forze oggi. Ho capito il contrario, è... Tajani, però ci sono alcuni fenomeni che sono inarrestabili, grandi terremoti, quei posti dove ci sono delle guerre, dove si muore di fame, di sete, ma anche per sbaglio. Sì, ma voglio dire, stiamo cercando, sì, si muore di fame e di sete, perché si muore di fame e di sete? Perché sono sfortunati o perché sono un continente che, come giustamente ricordato la Meloni, viene sfruttato e depredato da quelli che poi vengono a darci lezioni di accoglienza? Per cui, posto che non è vero, secondo me, e lo ripeto, che è colpa della Wagner o dei russi, anche dai loro dittatori che sono stati pagati profumatamente negli anni dalle elite occidentali, per esempio la Germania, che è andata a fare belli accordi col Niger distribuendo soldi, il Niger che doveva essere il paese che bloccava i flussi nel Centro Africa, se lo ricordiamo,
no? Dai francesi che continuano a fare i loro begli interessi e da tutti quelli che in Africa, con la complicità delle loro elite che nessuno qui mai vuole chiamare in causa, mai. Allora, se si vuole risolvere il problema, o lo si fa... Ma quali sono le loro elite? La classe dirigente, quello che uno banalmente chiama... Io la parola elite, si chiamano elite, mi sfugge. La parola elite è una parola, come dire, è una parola francese, nel linguaggio. Non capisco cosa significhi... Va bene, facciamo... No, non capisco cosa significhi l'elite dei paesi. Lo dico in italiano. Cioè, sono i governanti dei paesi, che vuol dire? Classe dirigente. Classe dirigente africana, politici africani, medio-alta borghesia africana... che come la nostra, come le nostre classi dirigenti, spesso e volentieri si è venduta allo straniero per i propri interessi, lasciando la popolazione in difficoltà. Questo è quello che penso io, questo lo penso perché fior di studi lo hanno raccontato nel corso degli anni. Il problema è che non è che questo problema li risolvi così, quindi insomma nel frattempo dobbiamo attrezzarci. Allora, mi permetto, così cerco di chiudere il discorso. Come si risolve questo problema? Si risolve in due maniere. O si fa da soli, come si è fatto negli anni passati, cioè metodo prima Minniti e poi Salvini. Questo metodo evidentemente non piace, non piaceva persino ai compagni di partito di Minniti, non piace a tante anime belle a destra e a sinistra in Europa che dicono che poi fai il cattivo e sei razzista e quant'altro. Quindi c'è un'altra strada, che è la strada della condivisione con l'Europa e dei progetti a livello internazionale che tengono tutte le cause. Allora, che è quella che vuole seguire Giorgia Meloni, a quanto pare, chiede aiuto al resto d'Europa. Non c'è alcuna volontà europea, ma non c'è alcuna volontà europea di farlo, perché prima non volete, sono di strada. Sono la Germania, la Francia e tutti gli altri che i migranti irregolari non li vogliono. Perché in due settimane di discorso su Cutro... Voi avete voluto la Meloni che facesse, si ginocchiasse, piangesse. La von der Leyen dov'era? Cosa ha fatto? Mi ha dato una letterina ridicola sulla divisione, la spartizione dei migranti regolari e dei profughi. E tutti gli altri? Allora, dove sta la vostra Europa che da vent'anni deve risolvere questo problema e non fa che alimentare? L'Europa sta con le liste. Allora, voglio sentire un attimo Ma non c'è Teresa. Da ridere. Ma mi fa ridere visto che fai la moralità. A sproposito della parola elite mi fa ridere. Posso? Perché la gente muore per questo motivo, non perché c'è Giorgia Meloni o Matteo Salvini che sono cattivi e fascisti, come raccontate. Allora, ecco, il tema è brava, perché poi la domanda che ha posto sinceramente Alessandra Moretti, la domanda che ci stiamo facendo da molti giorni, cioè è successo qualcosa, c'è stata, come dire, non un ordine preciso, ma comunque una linea di condotta, evitiamo di andare a salvare, non ci muoviamo subito, perché anche questa storia dell'ultimo barcone è molto diversa, francamente, da quella di Cutro, perché Cutro era di fronte a casa nostra, sulle nostre coste, invece il barcone che si è rovesciato con 30 morti, 17 sopravvissuti nelle acque libiche, era appunto nelle acque SAR libiche. Fatto sta che anche questa storia è una storia che ci lascia un po'... attoniti, perché l'allarme parte moltissimo prima, circa 27 ore prima, e né la Guardia Costiera libica né la Guardia Costiera di Malta né tantomeno quella italiana si muovono. Cioè, oggi è venuta fuori questa telefonata, no? Nella quale si sente molto bene il discorso che viene fatto tra l'ONG e la capitale di porto italiana, che si conclude con un bye bye. Sentiamolo un momento. Mayday relay. All stations, civilian aircraft, seabird, a grey wooden boat with 50 people on board, stationary and in high waves. The people are waving in distress. Immediate assistance is required. No, our aircraft left the scene, but we just called JRCC Libya. Because you referred to JRCC Libya as the competent authority, and they informed us that they tried to get in contact with the port authority in Benghazi, but that they couldn't reach anyone, so that no boat is underway to the distress case. And I wanted to follow up with you, who's responsible now for this case, as JRCC Libya is not able to respond to this distress case, as they do not have any power or authority in Benghazi. Ok, thank you for the information, sir. Bye. E allora, questo è un po' il tema, no? Che, per carità, io capisco benissimo chi dice non possiamo farci carico di tutti i problemi del Mediterraneo,
Però nel frattempo abbiamo a che fare con la Guardia Costiera Libica, con la Guardia Costiera Maltese, nessuno si muove, e la Guardia Costiera Italiana, che tradizionalmente ha sempre fatto grandissimi salvataggi, in qualche modo decide di non muoversi neanche lei. C'è qualcosa che è cambiato? Ma posso dire, io volevo dire una cosa, innanzitutto quel bye bye e un saluto, cioè perché estrapolato, pubblicato sui giornali, è un banale ciao di chiusura di una comunicazione, quindi non poi drammatizziamo. Sì, no, perché come è stato presentato oggi dai giornali, sembra che la Guardia Costiera fa ciaone e chi se ne frega, non è questo quello che è avvenuto. Dopodiché è chiaro che se un governo ha una linea sui migranti di un certo tipo, poi chi deve svolgere materialmente certi compiti si adegua, dà per scontato che non ci sia più bisogno di intervenire come si faceva prima. Questo succede a ogni cambio di governo e probabilmente in questo c'entra il fatto che poi appunto se Salvini ha una certa linea, se esistono certe leggi, se questo governo ha nei confronti dei migranti una posizione che alla fine non si è neanche capita, perché non la capiscono neanche loro, perché non sanno assolutamente come affrontare il problema, perché poi la verità è questa, cioè la verità è che già 10 anni fa, 15 anni fa si diceva che c'era questo problema, era un problema ineludibile, era impossibile pensare di fare fronte alzando muri che non abbiamo, perché abbiamo acque in cui la gente arriva. E adesso si trovano nei guai perché non sanno assolutamente cosa fare, anche se ecco, devo tornare a Furio Colombo, però vedo che si è collegato con noi dal Parlamento Federico Mollicone, esponente di punta di Fratelli d'Italia, commissario del Presidente della Commissione Cultura. Buongiorno a voi. Buongiorno, ben trovato Mollicone. No, qui quello che stavamo dicendo è che ci sono due problemi di fondo. Uno è che forse il governo ha sottovalutato l'enormità di questo problema, la complessità di questo problema, al punto che nel giro di pochi giorni sono arrivate, diciamo, due risposte molto differenti. Siamo passati dalla caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo al invece Crosetto che dà un allarme molto preoccupante sul fatto che addirittura c'è la mano dei russi in questo arrivo così massiccio di migranti sulle nostre coste, addirittura la Brigata Wagner. Cioè, qual è il problema? State prendendo le misure? Non valutavate che poteva essere un problema così ciclopico? Non è assolutamente così. In realtà, addirittura Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, da quando eravamo all'opposizione, ha sempre avuto una visione geopolitica del problema immigratorio. Tant'è vero che già all'epoca denunciavamo che la pressione immigratoria incontrollata era strumentalizzata da nazioni ostili all'Italia che volevano, diciamo, creare una pressione sul lato sud. Vedete, abbiamo lanciato noi il tema del lato sud. Dopo il lato est, con l'operazione Sentinella Baltica, che è quello che permette alle basi NATO interforze, dove ci sono anche gli italiani, che io anche sono andato a visitare più volte. Quindi, scusi, per capire anch'io bene, Mollicone, lei mi sta dicendo che la soluzione del Mediterraneo deve essere la NATO. Dato che l'Europa non si muove, chiediamo aiuto alla NATO. No, sto dicendo un'altra cosa, che l'Europa deve prendere consapevolezza di essere anche una potenza geopolitica e che adesso, fino adesso, in tempi di pace non era un problema. Ora che siamo in tempi di guerra, purtroppo, il lato sud è sotto pressione di forze ostili che usano l'immigrazione incontrollata come pressione. Noi su questo, quindi l'allarme del ministro Crosetto è giustificatissimo, ma l'avevamo già diciamo, annunciato purtroppo quando eravamo ancora forza d'opposizione, e si sta verificando. Quindi è una questione anche di sicurezza nazionale e internazionale europea. Tant'è vero che vediamo con anche se simbolico, con grande piacere anche l'intervento, l'inclusione in Frontex anche del Portogallo a difesa anche dei mari italiani, ed è notizia di oggi. Quindi c'è una consapevolezza rinnovata dei paesi del sud Europa crescente, di essere strategici nella difesa geopolitica del lato sud.
Volevo sentire su questo tema Furio Colombo, perché dato che Furio Colombo è, come dire, conosce molto bene la nostra storia recente, un grande testimone di quest'ultimo, diciamo, mezzo secolo da giornalista, qual è stato, insomma, da giornalista di razza. Secondo te, Furio, ha senso immaginare di affrontare l'immigrazione come un tema addirittura di guerra, appunto, come un oggetto della NATO? Perché, insomma, tutti gli altri strumenti sembrano in qualche modo inadeguati. Beh, è inadeguata senza dubbio sia la visione, sia l'intuizione, sia la politica e sia l'organizzazione del proprio governo nei confronti di questo problema di questo governo di destra-destra. Quindi questa è certamente inadeguata, questa è certamente la destra-destra della Meloni è certamente inadatta e inadeguata a capire quello che succede. Il fenomeno che è stato denunciato in questo caso purtroppo non è impossibile. Purtroppo non è finita. Diceva Mollicone che la campagna elettorale è finita, Furio. Ogni giorno ci ripropone. Avvisatelo. Ma che testa di cazzo. Abbiamo problemi di linea. Va bene, problemi di linea. Prego, Senaldi, parla tu. No, a me sembra che stia sfuggendo questo, no? Che c'è una trasformazione. Cioè, rispetto a 10 anni fa, tipo, quando l'immigrazione aveva una matrice prevalentemente economica, adesso ha delle ragioni geopolitiche, no? Questo è... Furio, ti riprendo fra un momento. Sta parlando sopra. Pietro Senaldi, un istante, perché abbiamo perso la linea. Sta parlando Pietro, lo so, poi torno lo da so, te. Ma mi ha parlato sopra. Non ti ha parlato sopra, no, devo difendere Senaldi. E il problema è che si è bloccata la linea con te, il collegamento, quindi Senaldi ha preso la parola perché non riusciamo più a sentirti. Parlo dopo, non ho problemi. Va bene, allora parla prima Furio. Finisce Furio. No, solo per dire che non è insensato pensare che la Russia possa avere a che fare, perché le modalità anche morali di comportamento di Putin non escludono possibilità di questo genere. Certo è che questo fatto, che potrebbe essere anche fondato, ci rivela che tutto ciò che ci è stato detto fino ad ora sulle ONG, sul modo di aiutare i migranti, sui cosiddetti mercanti di carne umana e sugli scafisti, era tutto falsa invenzione della destra-destra per poter escludere ogni forma di aiuto e soccorso ai migranti. Ma che cosa stai dicendo? Ma che cosa stai dicendo? Siamo intervenuti. Stai facendo un proclama politico, sì, io capisco che sei uomo di parte e ti rispetto Soros, per questo. Raccontandomi che era Soros che metteva in mare i migranti, raccontandomi che era Soros, chiamato anche profittatore, che metteva in mare i migranti. Me l'avete raccontato voi, me l'ha raccontato la destra-destra, me l'ha raccontato Giorgia Meloni. Ci sono Meloni. Alcune ONG che sono state finanziate dai gruppi economici vicini a Soros, questo è dimostrato. Ma al di là di questo, che sono una banda di delinquenti, allora, c'è pure Senaldi che deve parlare. Prova a fare l'opinionista. No. Prova a fare l'opinionista, scusate, se riesci, ma non a fare il propagandista. Vabbè. Perché quello che stai dicendo, scusate, non corrisponde ai fatti. Senaldi. Allora, io vorrei un po' provare ad astrarmi dalla polemica politica. Allora, c'è stata una immigrazione economica molto forte, è indubbio dirlo, e che, voglio dire, questa sia stata funzionale a una logica di globalizzazione, non è che lo dico io, è a una sostituzione, è a un'esigenza, diciamo così,
dell'Occidente di avere manodopera a basso costo e che questa immigrazione abbia prodotto dei danni notevoli nel tessuto sociale dell'Occidente. Questo è sotto gli occhi di tutti, ok? Questo però non esclude che adesso ci sia una immigrazione anche di natura geopolitica. Esatto. Perché? Non per colpa, ahimè, della Meloni, ok? Che non è in grado di sovvertire gli equilibri mondiali, ok? Ma per colpa di scelte politiche che si sono rivelate inesorabilmente miopi, fatte casualmente dalla stessa area politica che prima ha sbagliato la scommessa sulla globalizzazione e poi ha sbagliato la scommessa sulle primavere arabe, la Siria. Allora, adesso posso rispondere a Moretti, però Pietro, io penso una cosa, che nessuno ha detto che l'immigrazione è colpa della Meloni. Qua l'unica cosa che si sta discutendo è se le risposte messe in campo sono adeguate e se noi, una volta che la gente arriva a 100 metri dalla nostra costa, non abbiamo solo semplicemente il dovere di salvarla. Cioè, la Meloni, che la Meloni crea l'immigrazione, non l'ha mai detto nessuno qui, per carità di Dio. Possono essere adeguate perché l'Italia non può dare risposta a un problema planetario, no? Chi pretende che l'Italia dia risposta a un problema planetario? Allora, facciamo una cosa, scusatemi. Al quale non riesco a dare risposta agli Stati Uniti, l'Europa, eccetera. Nessuno lo pretende. Allora, voglio far rispondere la Moretti, dato che ha tirata molto in causa il suo partito, la sua area politica, Senaldi, ma vorrei anche sentire un momento la Schlein, perché la Schlein ha detto una cosa su come la vede. Effettivamente, anche lei, un po' come Senaldi, mette Minniti nel mirino, guardate. La domanda è molto semplice, chiediamo perché in quell'occasione non è stato attivato un evento di ricerca e soccorso in mare, perché non è intervenuta la Guardia Costiera, così come vorrei sentire fare una battaglia non solo per cambiare il regolamento di Dublino, ma anche per smettere questa guerra folle contro le organizzazioni non governative che stanno solo sopperendo alla mancanza di una Mare Nostrum europea, che è quella su cui dobbiamo continuare a insistere. Ma fatemi dire che noi dobbiamo anche abolire e riscrivere quella pessima legge che porta il nome di Bossi e di Fini. Allora, Moretti. Ma allora, brevemente, allora innanzitutto appunto il patto di Dublino non l'ha fatto sicuramente il governo di centrosinistra, ma è stato sottoscritto all'epoca da Silvio Berlusconi, così come la Bossi-Fini non l'abbiamo fatta noi, ma l'ha fatta il governo di centrodestra in cui la Meloni era ministro. Detto questo, noi dobbiamo cambiare quel patto di Dublino. Abbiamo fatto tanti tentativi in questi anni, sono stati soprattutto i governi sovranisti e quindi anche la parte politica della Meloni a opporsi a questi cambiamenti. E poi dobbiamo, come diceva anche giustamente Mollicone, affrontare la questione con un Mare Nostrum europeo, perché sappiamo tutti che il problema non può essere addossato solo sulle spalle dell'Italia. Però mi chiedo, vanno date delle risposte, quindi perché non è stato attivato il soccorso ma è stata attivata un'operazione di polizia? Questo credo che sia doveroso. Dopodiché, il problema dei canali illegali è determinato dal fatto che non esistono canali legali di accesso all'Europa e quindi noi lo dobbiamo fare. Mancano, come dicevo prima, 80.000 lavoratori, manodopera che il nostro paese chiede, quindi dobbiamo attivare anche questo punto di vista, e gli accordi bilaterali si fanno con i paesi da cui partono queste persone. Ricordiamo anche che in Libia ci sono dei campi di concentramento, dei lager da cui le persone scappano, non sono soltanto gli afghani o gli iraniani che cercano di mettersi in salvo da regimi sanguinari. Dopodiché io ho una domanda, Mirta, e la chiudo qui. Allora, hanno tolto, questo governo ha tolto, e quindi ha abolito la protezione speciale per i bambini, per i minori non accompagnati, che si ritrovano quindi totalmente, no, alla pari rispetto a un qualsiasi migrante che arriva. È possibile che
riusciate anche a colpire i bambini, i minori non accompagnati? Volete mettervi una mano sulla coscienza e cercare quantomeno di proteggere e continuare a proteggere quei minori non accompagnati che scappano da situazioni di guerra e di carestia? Cioè, noi su queste cose qua è inutile che continuate a commentare. Mi pare molto chiaro, Mollicone, poi devo sentire anche Borgonovo. Dice la Moretti che i problemi siano enormi e globali, siamo tutti d'accordo. Dopodiché, se restringiamo le possibilità di chi scappa, di chi arriva dalla guerra, appunto dei minori, ad essere protetti e accompagnati in un percorso, naturalmente noi stiamo facendo, cioè, se non li mettavamo nei casini era meglio, allora, se non li mettavamo nei casini noi era meglio, perché Merlino, gli afghani non fuggono da Piantedosi ma fuggono Merlino, da Biden, posso, che li ha abbandonati. Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Gli afghani non sono stati abbandonati da Piantedosi ma da Biden, vogliamo ricordare. Allora facciamo Mollicone, Mollicone, non ci ricordiamo Trump prima e Biden che se ne sarebbero andati. I siriani da chi scappano, sempre dei cattivi, gli americani sono sempre brutti e cattivi. Siamo seri. Siamo seri, per favore. Mollicone deve parlare. Sentite, Mollicone è per strada col cappotto. Facciamolo parlare perché poi lo rimando in Parlamento. Se proprio dobbiamo dircelo. Allora, Mollicone. Per sgombrare il campo dalle solite polemiche, io penso che sia importante che il Parlamento, io sono un parlamentarista convinto, che il Parlamento, in Parlamento maggioranza e opposizione trovino una sintesi sulla riforma della Bossi-Fini. Su questo siamo d'accordo, lo ha detto il sottosegretario Mantovano. Dopo tanti anni, una legge ormai su cui si sono fatti interventi specifici e di segmento, è ormai una legge Arlecchino. Quindi non abbiamo Moloch o tabù inviolabili. Quindi su questo c'è totale disponibilità, è stato detto al governo, lo diciamo anche noi come maggioranza, e quindi su questo facciamo un'apertura anche alla collega Moretti, perché il Partito Democratico però, a patto che il Partito Democratico però non usi questi toni e non faccia queste estremizzazioni, perché sappiamo bene che ritornare dopo tanti giorni ancora in questo momento, signori miei, perché non è una questione sulla quale dividersi. Perdonatemi, un tema gigantesco e preoccupante, esatto, come infatti, l'immigrazione. L'abbiamo fatta, questa è ufficialmente un'apertura in Parlamento a confrontarsi su una legge. Detto questo, il nuovo decreto ha già delle aperture in questo senso. Semplificherà la possibilità per le aziende e le imprese, soprattutto dell'indotto agricolo, di assumere con gli ingressi, assumere più velocemente i lavoratori immigrati regolari. E quindi questa è già una grande apertura e viene allora, dal centrodestra. Diceva la Meli, poi ci parla lei con Salvini, però. Che devono essere programmati. Poi ci parla lei con Salvini. Ma Salvini è assolutamente in linea con questa visione. Ovviamente bisogna, e questo lo siamo anche noi, bisogna essere rigidi e implacabili con gli scafisti, perché per rispondere al collegamento sulla Schlein, che considero un po' superato, penso che ancora oggi riproporre il mancato intervento di soccorso è ormai ai limiti del falso, perché è stato acclarato dalla testimonianza dei superstiti che gli scafisti hanno impedito anche ai passeggeri di intervenire e no allora, è chiaro, andare in perché ci sono però, prese posizioni ufficiali della Guardia Costiera e gli scafisti hanno fatto una virata e hanno impedito di sbarcare, quindi questa è la realtà che è emersa. Allora, devo andare in pubblicità, Mollicone, torniamo subito, devo sentire Borgonovo, arrivo subito, Francesco, pubblicità. Mambo Allora, ieri un gruppo della rete antifascista ha fischiato la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti per aver partecipato alla commemorazione di Sergio Ramelli nel suo istituto a Milano, all'ITIS. Ramelli, sapete bene che era questo 19enne del Fronte della Gioventù che morì nell'aprile del 75 dopo un'aggressione, fu
ucciso barbaramente con una chiave inglese e rimase per oltre un mese in coma. Naturalmente, insomma, la domanda che ci siamo fatti, la pongo a Borgonovo subito, che succede? Non c'è nemmeno più la possibilità di onorare i propri morti? Cioè, questo è un paese che si è ripolarizzato da una parte e dall'altra? Ma quello che avete visto è Goodbye Lenin, non so se avete presente il film, no? Dove c'è gente che si sveglia convinto di essere ancora sotto l'Unione Sovietica, e quello che succede a una fetta della sinistra italiana che pensa di essere, no, ancora nel 1938. Qui non c'è mai stata la possibilità di onorare i morti. Sulle celebrazioni di Ramelli, da che mondo è mondo, c'è polemica e non è mai stato riconosciuto. No, infatti io trovo folle che non si riconosca alla destra di poter ricordare e celebrare i suoi morti. Devo dire che però il Goodbye Lenin viene anche dall'altra parte, lo dico anche a Mollicone, perché stamattina ho letto con una sorta di stupore totale che c'è un signore che si chiama Claudio Anastasio, manager pubblico che gestisce la 3i, che è una società che si occupa della parte informatica, del software di IMSS e ISSAT e INAIL, che scrive una lettera ai suoi dipendenti ricopiando parola per parola il famoso discorso di Mussolini per che rivendicò la responsabilità del delitto Matteotti. Quindi diciamo che, insomma, il Goodbye Lenin è un po' complessivo, perché c'è tutta gente che è rimasta in un altro mondo. Posso? Certo, Mollicone, si è dimesso, leggo qui. Posso, Anastasio, Mirta? Peraltro. Prego, prego. Sì, penso che i due episodi non siano assolutamente confrontabili. Penso che esprimo intanto solidarietà al sottosegretario Frassinetti e alla famiglia Ramelli, perché la commemorazione della sottosegretaria Frassinetti non era la commemorazione di un esponente della destra a un giovane di destra barbaramente assassinato, ricordo, con una chiave inglese e il cranio fracassato, ma era l'onore e il riconoscimento di un esponente istituzionale a una delle vittime del terrorismo, come ricordato anche da Luca Telese e da un bellissimo articolo di Walter Veltroni del 2020. Quindi, sì, però, mi scusi, Mollicone, per capirci io lei, no, perché a me mi sembra tutto giusto, ma no, non mi pare che sia meno grave un manager pubblico che cita Mussolini. Completo ragionamento, non c'entrano nulla. Quella è un'improvvida iniziativa di un manager che probabilmente non aveva spunti creativi per il proprio discorso, e ovviamente è deprecabile. E ovviamente, se è riferito a Mussolini, fatto ricorso a Mussolini, guarda caso. Sì. Cioè, scusi, Mollicone, ma anche lei si rende conto. Ovviamente, è chiaro che quello che è successo ieri è stata una cosa grave, tremenda. Perché peraltro la sottosegretaria ha anche annunciato che avrebbe fatto la stessa cosa con Fausto e Iaio, che sono quei ragazzi di Leoncavallo che sono stati invece fascisti. Esatto, quindi brava. Su questo non ci piove, ed è giusto, e l'articolo di Walter Veltroni che ha scritto sul mio giornale era un articolo bellissimo, proprio perché diceva non si può ancora dividersi su un anno, è su un anni, paese che non si pacifica scelto da Meloni, che ricorre a Mussolini, può fare impressione. Abbiamo già condannato e deprecato, certo che si è dimesso è minimo. Vabbè, questo che deve fare, se deve fare seppuku. Però posso dire una cosa, è una forma di stupidità, posso dire però una cosa importante, stavo completando il mio ragionamento, per arrivare a dire che siamo preoccupati, perché io ho invitato la segretaria Schlein a deporre un fiore di fronte a Ramelli e a prendere le distanze dai collettivi che si comportavano in questo modo, e ho avuto come risposta un silenzio assordante. In più, io sono assolutamente d'accordo con Veltroni, non solo, ma ho proposto un museo per le vittime del terrorismo, a partire dalle forze dell'ordine, dai ragazzi di destra, di sinistra, ovviamente tutti gli uomini e le donne barbaramente assassinati dai terroristi delle Brigate Rosse, per un museo esperienziale sull'esempio multimediale, sull'esempio
di quello fatto a Budapest allora si fermi qua, scusi Mollicone, voglio sentire Furio Colombo su questo, perché Furio Colombo una proposta per una proposta di pacificazione definitiva, ma allora, sono vittime del terrorismo ed è inaccettabile che il partito dell'opposizione non prenda le distanze anche da simili altri brutali esperienze. Allora, Furio Colombo e poi Brodonovo, se siete rapidi, Furio l'ha vissuta, ha vissuto il fascismo e l'antifascismo sulla pelle, quindi è un paese che ha la possibilità di pacificarsi, questo non ce la faremo mai, Furio. No, no, bisogna intendersi sulla parola pacificarsi. Se pacificarsi vuol dire, qui è stato fatto un esempio dal quale sul quale bisogna fare un minimo di chiarezza. L'essere attenti e gentili nei confronti di una persona giovane vittima di una violenza inaccettabile è sempre una buona cosa ed è sempre una cosa da fare. La pacificazione invece è tutta un'altra cosa. Vuol dire che non c'è il fascismo e l'antifascismo, ma c'è una cosa sola che non distingue l'uno dall'altro. Se non abbiamo l'antifascismo, non abbiamo la Costituzione. Se non abbiamo la Costituzione, non abbiamo il paese in cui viviamo. Non abbiamo quello che è accaduto a partire dal 1945, a partire dalla lotta partigiana, a partire dall'impegno appassionato di tanti italiani che durante i 20 anni e durante la Resistenza non si sono tirati indietro, non si sono voltati da un'altra parte, hanno combattuto per la libertà italiana. Quindi quella pacificazione, allora, ma devo sì, chiudere. Ragazzi, dai, non è successo poi una cosa così grave. Quella questo no, smentisce, quella, smentisce no. Allora, scusatemi, devo chiudere. E noi siamo, molti di noi siamo e resteremo antifascisti. Antifascisti. Che volevi dire Borgonovo al volo, che è già arrivato nel mio studio per Luigi Bersani. Ti chiedo un tweet. Perché altrimenti, se no, stare qui. Quello che dice Colombo è quello che penso una larga parte della sinistra italiana. E visto che il fascismo non c'è più, non è che c'è bisogno di una pacificazione su una cosa a cui la storia ha già provveduto a dare una pacificazione per i fatti suoi, senza, nonostante l'opposizione di personaggi del genere. Quello che succede è che con la scusa del fascismo, anche quello di cui abbiamo parlato finora, cioè l'immigrazione, è scomparso dal dibattito in maniera seria, perché chiunque usava dire, sapete che c'è. Perché abbiamo parlato dimenticando un pezzettino, per esempio. Un pezzettino è che la gente che continua a vedere sotto casa, quando va al lavoro, nelle grandi città, i frutti dell'immigrazione irregolare, che tra parentesi non vengono quali sarebbero i frutti dell'immigrazione irregolare? Ma di che arrivano, cosa sta parlando? Allora invito viene a farsi un giretto qui alla stazione centrale di Milano. E quando ci sono le persone si prendono le bottigliate, le coltellate, però non possono lamentarsi. Sì, lo riapriamo questa discussione, non ho capito cosa vuoi dire. Fascisti. L'immigrazione è a casa nostra, stiamo parlando dei flussi e non dell'immigrazione a casa adesso nostra. Siamo andare di corsa in pubblicità, però. Anche perché sembro il tenero Giacomo, quanto è che l'aspetto Bersani? Quanti mesi mi ha fatto aspettare? Lo dica ai telespettatori. Il conto. Lo dica. Il conto lo tiene lei, io non mi ricordo. Pubblicità, torniamo subito. Mambo Italiano, Mambo Italiano. Allora, qui con noi è seduto Pierluigi Bersani, che è tornato a trovarci in un momento molto particolare per il suo PD, che potrebbe tornare ad essere casa sua. Però vedo già Caterina Bizzarri pronta per le ultime notizie. Prego Caterina. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Dunque, in primo piano ci sono ancora le ripercussioni dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, la banca californiana delle start-up, che ieri ha trascinato in basso tutte le borse europee e allarmato l'Europa. Questa mattina le borse hanno avuto una apertura contrastata, ma comunque sono con il segno positivo. Adesso si guardano alle prossime mosse della BCE prima, cioè giovedì, e poi della Fed. Poi alimenta il dibattito politico
politico la questione migratoria e ci occuperemo anche dello scontro sui figli delle coppie omosessuali a Milano. Il prefetto infatti ha chiesto al sindaco Sala di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie gay e lesbiche, ma Sala vuole andare avanti. E poi il punto sulla guerra in Ucraina, sulla lunga e sanguinosa battaglia Bakhmut. Vi aspettiamo alle 13.30. Allora, eccoci qua, Bersani. 11 anni fa vinse le primarie su quello che poi diventò il rottamatore e fu anche il personaggio per il quale sostanzialmente lasciò il suo partito, lasciò il PD. E oggi che c'è una donna come segretaria, è il momento di rientrare nel suo PD? Lo sente di nuovo a casa sua? Ritorna un po' tipo figlio, anzi no, padre misericordioso più che figlio al prodigo. Come torna? Sì, no, penso che tornerò. Vorrei tornarci in punta di piedi, tutto qua, perché credo che il compito della mia generazione, di quelli della mia generazione, spero che lo capiscano tutti, è quello di cercare di dare una mano perché si affermi una nuova generazione che ha lo sguardo più aperto su tante cose, magari avendo meno storie alle spalle, magari vede meno gli inciampi che ci possono essere, e su questo qualche buon parere potrebbe essere utile, sperando che torni la politica e dici: io sono uscito, ma mica perché Renzi mi era antipatico, è perché non c'era più esibilità politica. Cioè, un partito di sinistra plurale sta in piedi e sta unito solo se può discutere, solo se uno sa di poter dire la sua. Perché se non c'è questo, per un partito di sinistra è impossibile stare assieme. E quindi credo che sia tornato il momento, ecco, della politica, della discussione politica. Mi pare politica. Che fa un appello ai suoi ex compagni di strada, dicendo: insomma, la nostra generazione può essere consiglieri saggi, ma non più in prima linea. Io credo che, come ho sempre detto di me, non tocca a me tirare il carretto, tocca spingerlo, è diverso. Ecco, il carretto lo tira Ellie. Esatto. Sembra un po' tutti pazzi per Ellie, forse fin troppe attese su questa giovane donna, o no? Ma lì c'è, secondo me, un fraintendimento. Vedo dei commentatori che la dipingono come movimentista, un po', direi, gassosa. No, è solida. È solida. È solida. Ha esperienza più di quel che si pensi e quindi credo che sia in grado di dirigere una struttura, un partito molto complesso, e mettendoci dentro quell'elemento di novità che le ha fatto vincere le primarie, perché come ha detto Bonaccini, onestamente, lei ha interpretato meglio di più quell'esigenza di cambiamento. Ecco, però a proposito di Bonaccini, no, perché insomma, diciamo che il PD è un partito un po' particolare, mi verrebbe da dire. Lei di correnti e pugnalate se ne intende parecchio, insomma, ne sono capitate tante dentro, sì, il PD. A questo punto è pronto davvero alla pacificazione? Cioè, Bonaccini presidente è davvero l'inizio di qualcosa di nuovo? O adesso cominceranno invece a uscire tutte le correnti, tutti i potentati, capi bastone, come li chiama Elly Schlein? Ma Capibastone, credo che per Capibastone Schlein intendesse, diciamo, delle realtà locali. Non credo che intendesse i dirigenti che rappresentano delle sensibilità, delle aree politiche, perché un partito plurale non può non avere delle aree politiche. Per evitare la degenerazione correntizia, come potremmo dire, e quindi anche la presa del potere di capi bastone locali, io torno a quello che ho imparato in quegli anni lì. Ci vuole la discussione politica. Bisogna tenerla alta, la discussione politica. Quante cose ci sono da discutere? La questione internazionale, cosa fare per il lavoro? Come legare il tema ambientale al tema sociale, come mettere assieme diritti civili e diritti sociali. Forza, si discuta, ciascuno con la sua posizione. Questa è la medicina vera contro la degenerazione
correntiste contro i capi bastone. Poi ci vuole anche delle regole, per amor di Dio. Ha detto anche una cosa importante, lei: io non basto da sola, che forse è qualcosa anche qui che un po' cambia l'aria dentro il PD. Sentiamola un momento. Non basta una nuova segretaria, io non basto, dobbiamo farlo insieme. Non ho mai creduto nell'uomo solo al comando o nella donna solo al comando, adesso che ce n'è una a Palazzo Chigi poi, ma nella forza della nostra comunità. Facciamolo, avendo però l'ambizione non di un vuoto nuovismo che non mi è mai appartenuto. Quanto è importante il fatto che sia donna? Cioè, piace perché è donna? È molto importante, dai. Cioè, qui c'è qualcosa, noi continuiamo, c'è qualcosa di profondo che sta avvenendo. Io donna premier, donna capo del primo partito di opposizione. Cioè, noi nel Novecento le donne hanno fatto un salto enorme, il secolo che ha dato il diritto di voto. Io ricordo sempre che per arrivare a definire lo stupro non un reato contro la morale pubblica, ma contro la persona. Noi ci siamo arrivati nel 1996. E come no? Adesso il nuovo secolo sarà il secolo della rivincita delle donne. C'è poco da fare. Cioè, donna, vita, libertà, questa formidabile parola d'ordine che è venuta dall'Iran, che si segnala quindi che c'è un fatto mondiale in corso, per me suona come libertà, égalité, fraternité. È questo, io sono sicuro di questo. E quindi, e questo segnala una mutazione anche del maschio. Qui non è solo che le donne si affermano, è che via via i maschi ne prendono atto, non senza resistenza. Si rassegnano. Però ormai è questo, è una cosa bellissima questa qui, veramente bellissima. Quindi c'è qualcosa veramente di bello in questa coppiata. Senta, di donne. Mi dica una cosa, è preoccupato della posizione della Schlein sull'Ucraina? Viene spesso evocata questa cosa, che la Schlein farà fatica, perché un po' i rapporti con Conte, un po' un pacifismo che lei, di cui lei parla con grande passione, sì, metterà sì. in discussione questa posizione così netta sull'Ucraina? No, io credo che lei sia quella in grado invece di interpretare al meglio la posizione giusta e quella che risponde di più a un sentire comune. Qui la situazione tanto qual la gente è? In questo paese che non vuole inviare armi, che ma vorrebbe. Sì, ma qui allora qui abbiamo i militari che dicono non c'è soluzione militare. L'ha detto il capo di Stato Maggiore americano, quello italiano, quello francese. E i politici che dicono vincere, vincere, vincere. Qui qualcuno non è a posto con un collega al cervello, no? C'è qualcosa che non va. Allora il problema non è più o tanto armi sì, armi no. Il problema è armi perché, per che cosa, cioè che mandato viene offerto, dato, indicato agli strateghi militari. Cioè cosa devono fare? Tenere in piedi l'Ucraina perché si possa aprire un negoziato? Certo, quando quello là si renderà conto che ok, oppure per vincere. Vedano gli strateghi militari quali armi corrispondono al mandato. Perché qui sarà ora di dire che l'obiettivo è il negoziato. E certo. Ecco, e il punto critico sarà che il punto su cui l'Occidente dovrà decidere: si può negoziare anche con i russi ancora sul campo, lasciando al negoziato quel che le armi non ha risolto? Scusi, ma un nuovo... O no? O bisogna prima vincere? Un nuovo invio di armi all'Ucraina lei lo voterebbe ancora? O pensa che ormai andremo... Con questo mandato, resistere e arrivare al negoziato. Senta, prima lei avrà visto quando è entrato nello studio che si parlava di fascismo, antifascismo, insomma tutto sì, è tornato. Sì. E ho letto in una sua intervista una frase che mi ha molto colpito: il comunismo è morto, ma l'anticomunismo vive alla grande. Che vuol dire? Cioè, sì, è un paese ancora polarizzato. È una battuta così, ma... Allora, noi dobbiamo partire da un fatto. Noi abbiamo una Costituzione antifascista. Mi spiace per quelli che dicono il fascismo è una roba storica già risolto. Sarà storica e già risolto, ma l'antifascismo vive nella Costituzione. Chi giura sulla Costituzione
deve fare i conti col fascismo, non solo con le leggi razziali, perché non le leggi razziali è come se arrivassero da Marte, no, questa è l'ipocrisia. Tu hai giurato, stai giurando su una costituzione antifascista, sei consapevole. Questo è il tema che adesso si deve porre, non basta dire benissimo. No alle leggi razziali. E mi spiace per loro, ma i comunisti hanno fatto sta costituzione assieme agli altri, devono prendere atto di questo. Cioè, questo è un fatto che non può essere eliminato. Se uno è antifascista non può dimenticare che il maggior numero degli impiccati o imprigionati sotto il fascismo, il maggior numero di gente che è morta nella resistenza, spiace per loro, erano comunisti, cosa vuoi farci? Adesso il comunismo non c'è più. Ma l'anticomunismo, ma mica solo sulla destra, è un po' il giro. Ma non un po'. Pensa che alla fine questa radicalizzazione però possa aiutare la sinistra a ritrovare un'anima? Cioè, ci aveva provato Letta in campagna elettorale, no? A dire noi e loro, e non è andata bene, francamente. Adesso, anche queste due donne così differenti, che incarnano così tanto due visioni differenti, forse questo aiuta anche la sinistra a rivitalizzarsi? Beh, certo, insomma, non è... Non sarà un caso che il primo incontro, diciamo, del campo è stato lì a Firenze in quella manifestazione dove l'oggetto poi era questo, valoriale, storico, culturale. Però io, guardi, non mi fermerei a questo. Cioè, bisogna capire qual è la missione del PD adesso, qual è. Non può essere quella, come è stato troppo tempo, di pensare di essere... come PD l'equilibrio del sistema. No, l'equilibrio del sistema è l'alternanza, è l'alternativa. Quindi la mission, la famosa missione, è offrire al Paese una alternativa, costruirla con un programma, con delle proposte, con delle convergenze. Questo è il compito. Naturalmente in questo modo... C'è la base valoriale, ovviamente, c'è la base storica, c'è la base costituzionale, però devi anche parlare di lavoro. La convergenza lei la auspica sempre, pensa che in qualche modo... Perché rischiamo di razzolare un po' nello stesso cortile la Schlein e Conte. Ma vabbè, questo è un vantaggio enorme, secondo me, nel senso che si comincerà a capire meglio che anche la famosa primazia, l'essere davanti nel campo, sarà il frutto della generosità. Cioè, chi sarà più generoso nella costruzione del campo sarà quello a cui gli elettori riconosceranno un passo avanti. Perché adesso c'è la destra, la gente se ne sta accorgendo, a molti non piace, ma non solo per il fascismo, è per quello che sta facendo, ok? E quindi adesso la gente, compresa quella che è andata a votare le primarie del PD, sì, c'è andata per affetto al PD, ma più di tutto c'è andata per dire svegliatevi che c'è la destra. Questo è stato l'impulso. Quindi questo svegliatevi, ma riguarda il PD, riguarda Conte, riguarda Calenda, riguarda, ecco, c'è la destra. Esiste sto centro? Ma non esiste il centro, esiste però Calenda, che è una persona esiste che dovrebbe... Calenda? Renzi no, abbiamo eliminato la circolazione. Ma non lo so, vedono fra loro, uno dei due prima o poi... Dovrà prevalere, lei questo equilibrio tra Calenda e Renzi non ci crede più di tanto. Non tanto, sì, non effettivamente. Tanto. Allora, parliamo un attimo del governo, abbiamo parlato poi del governo. Che è successo a Cutro? È stato un caporetto per questo governo, il naufragio di Cutro? Ma è stata una sequenza incredibile, velocissima, di pezze peggiori del buco. Cioè, è stato così. Insomma, noi ancora dobbiamo sapere. Cioè, un governo che non fa un'indagine interna per capire come mai... Non un incidente quasi, no, lì c'è stato un mancato soccorso a centi metri dalla loro spiaggia. Continuano a girarci ancora attorno. Ancora stamattina mi hanno spiegato che è un tema di scafisti, che hanno fatto una virata alla fine e quindi non si è potuto fare sì, il soccorso. Sì, vabbè, dai, scafisti. Adesso, loro parlano ma adesso, scafisti. Scafisti, adesso figuriamoci chi è d'accordo con gli scafisti. I scafisti sono dei delinquenti. Quelli che guidano quelle barche sono dei poveracci battezzati scafisti che fanno il viaggio gratis perché tengono il timone. Punto.
Dopo ci sono le grandi organizzazioni criminali che andarle a prendere in Libia o in Tunisia o dove sono, bisogna fare una guerra. Cioè, cerchiamo di capirci. Quindi, dopodiché anche le misure di questo viaggio del Consiglio dei Ministri a Cutro, senza andare a vedere le salme, senza incontrare i familiari, senza una parola di umanità, e con delle misure che sono delle misure, francamente, non so che definizione darne, che non sono acqua Senta, fresca. Ieri Bertinotti ha dato un'espressione molto dura qui da me, ha detto in questa destra non c'è pietà. Te la condivide? Sì, in quel caso ha dimostrato che non c'è pietà, c'è poco da fare. Però adesso qui ci vuole umanità e razionalità. La ricetta è difficile, quella giusta è difficile da trovare, ma quelle sbagliate per Bacco le vede un bambino, no? Quelle sbagliate le vede un bambino. Ma insomma, sono lì da un anno a fare il viso dell'arme, c'è il record degli sbarchi. Mi fai delle norme per l'ordinario, prima dell'emergenza c'è l'ordinario, ma tu ma come fai a pensare di organizzare dei flussi con la Bossi-Fini dove un imprenditore dovrebbe assumere un tunisino che non ha mai visto, non ha mai sentito, eccetera. Allora cosa fa l'imprenditore normalmente? C'ha lì un irregolare, lo sta facendo lavorare, lo manda in Tunisia due mesi, lo chiama, lo è una regolarizzazione, ma allora falla fare dalla stazione dei carabinieri, dalla questura, faccio un minimo di indagine, questo è a posto, gli do bisogna la regolarizzazione. Bisogna ma assolutamente bisogna superarla, non funziona. Poi l'Europa... Adesso, dunque, dà sempre la perché colpa. Oggi, ieri Crosetto ha tirato fuori, mentre sì, i russi era un po' semplicistico, adesso invece i... dicono la situazione è drammatica, potrebbe esserci una vera e propria invasione, i servizi segreti parlano addirittura della brigata Wagner, che insomma, i russi che in qualche modo manovrano questi flussi, cioè insomma diventa molto più complessa la vicenda. Ma non c'è bisogno dei servizi neanche di andare a dare la colpa ai russi, eccetera, per sapere che quando tu hai dei paesi di un'instabilità micidiale, l'Africa ridotta come è ridotta, la Libia, la Tunisia che adesso è nei guai, una popolazione dove noi abbiamo la media d'età di 43 anni e loro hanno la media d'età di 20, 21 anni, ma dico almeno il principio dei vasi comunicanti, l'abbiamo studiato a scuola, un minimo, no? Qui c'è un fenomeno da affrontare con razionalità, non con propaganda, e c'ha delle urgenze. Per esempio, vai in Europa, adesso vai ancora in Europa, ma non andarle a dire facciamo la guerra terracqua agli scafisti o prendetene voi perché non possiamo prenderli tutti noi, perché quelli là ti dicono giustamente guarda che ne stiamo prendendo più noi di te, è vero, ne stanno prendendo più loro, non andar così, vagli a dire una cosa, digli sentite ragazzi, noi sappiamo che voi ne prendete più di noi, ok? I vostri arrivano per terra e fanno dei viaggi faticosi, i nostri arrivano per mare e annegano. Volete darci una mano a un'operazione europea di ricerca e soccorso? Perché prima di tutto bisogna salvare le vite. Torniamo lì. Oh, poi vedremo come fare con quelli che cosa. Davanti a un argomento così... Io voglio vedere se l'opinione pubblica europea si volta dall'altra parte. Senta, parliamo dell'ultima occasione di polemica. Una piccola cosa, però mi ha colpito, no? Tutta questa polemica sul karaoke di Salvini e Meloni che dopo appunto, quel Consiglio dei Ministri un po' sfortunato, devo dire acuto, perché anche la conferenza stampa è stata un po' complicata, c'è questa festa, 50 anni di Salvini, sacrosanti, perché come dice Nicola Porro, mica è un reato festeggiare il compleanno. Lei che non è un moralista, si è indignato per quel karaoke o invece pensa che è un peccato veniale o si è dispiaciuto? Ma tristezza, dai, tristezza per... Non so, non si rendono conto del momento. Io l'ho fatto anche io il karaoke, voglio dire, non è quello. Non è festeggiare un compleanno, eccetera. Ma il momento non ti sfiora l'idea che stai cantando una canzone... che allude a un annegamento, cioè, cerca di una vuol dire che proprio sei cioè non ci stai pensando, non ci stai pensando per Bacco,
È ancora in corso, i salvataggi sono ancora in come corso. Purtroppo ormai allora, non nemmeno più i salvataggi. Cosa viene la reazione di tristezza, perché ma che razza di immagine si dà? Questo, ragazzi, è una... Cioè, non hanno preso le misure del fatto di governare un paese, insomma, non hanno preso le misure ancora. Bersani, guardiamoci negli occhi. Bene. Quando ci rivediamo, io e lei? La chiudiamo sempre così, perché poi c'è Chiara che prende nota. C'è un'ora alle 5. Va bene, farò un programma pomeridiano per rivederlo, l'avete capito. Pubblicità, torniamo subito, dobbiamo andare dai percettori di reddito in piazza a Roma e non solo. Torniamo subito, grazie per Luigi Bersani. Grazie. Stanno giocando sulla fame della gente mentre tagliano il reddito. Grazie prudente, non ne vogliamo più lavoro, lavoro e niente più. A Napoli, contro la stretta sul reddito di cittadinanza, disoccupati e percettori scendono in piazza. Noi sfidiamo il governo, dice che è contro il reddito. Qua ci sono dei disoccupati che vogliono lavorare. È una vergogna, dovrebbe vergognarsi questo governo. Già il reddito di cittadinanza era una misura insufficiente, ma quantomeno dava la possibilità di uscire dalla marginalità sociale. È perché dopo una persona che deve fare? Uno voleva lavorare. Lei ha detto che vuole dare il lavoro e deve dare il lavoro alla gente. E la gente sta qua, viene qua. Chiedono un incontro con il sindaco. Davanti al portone del municipio l'attenzione sale. Vergogno! Vergogno! Che sia risposto da Cina! A Civitale Mangani! La rabbia sale sempre di più. Questi tanto vanno a finire quando scapperanno i morti. Ma leva il reddito e poi che fa? C'è una rivoluzione dopo, perché non ce la facciamo più. Il corteo devia il suo percorso originario e invade le strade del centro commerciale. Questo è solo l'inizio, perché a lui lo primo o l'ultimo ti ha faticato. Allora, queste erano le strade di Napoli, dove la protesta, come vedete, diventa di giorno in giorno più dura. Adesso io vi porto, tra l'altro, a Roma, invece, perché con Isabella Ciotti ci sono tutta una manifestazione di percettori di reddito. Lo dico ai miei ospiti, ringrazio e saluto Luigi De Magistris, Luciano Nobili, esponente di Italia Viva, nonché... neoeletto nel Consiglio regionale del Lazio. Buongiorno. Catino De Luca, leader del Movimento Sud Chiama Nord, e Gianluca Brambilla, imprenditore, buongiorno, leader del neonato Movimento Unioni Non Garantiti. Ecco, a proposito dei non garantiti, torniamo alla nostra piazza romana, dove c'è tra l'altro un vento e un freddo è tornato pazzesco. Eccomi qua, Isabella. Esatto, Mirta, buongiorno. Noi siamo nel pieno di una protesta di percettori di reddito di cittadinanza. Devi sapere che Torre Angela, dove ci troviamo, fa parte del sesto municipio, che è uno dei è il municipio con il più alto numero di percettori di reddito della capitale. E come vedi qua c'è molta agitazione e molta preoccupazione, perché alcune persone come Angela, che è al mio fianco, perderanno quasi certamente il reddito. Angela è una delle cosiddette occupabili, è una donna sola, 55 anni, te la voglio presentare. Ciao, Angela. Subito, oggi tra l'altro vedrai ci sono anche tante storie di... Buongiorno Mirta. Angela, ma Angela, racconta pure a Mirta quello che tu sei dicevi. Occupabile, ma pensi sì, che non troverai un lavoro, qual è la tua preoccupazione? Io sono occupabile come tante donne single non sposate, che era anche scettica a fare la domanda del reddito di cittadinanza, perché in questo paese conosciamo benissimo com'è la disoccupazione, e soprattutto ho pagato sulla mia pelle che solo su conoscenze riesci a averne qualcuno eventualmente. Angela mi raccontava che noi siamo davanti a un centro per l'impiego che in 3 anni e mezzo non ha ricevuto nessuno. Assolutamente no. E se non fosse, che non facevi, ci fosse Angela, stato, quando lavoravi? Io ero tra le tante donne
Quando ho lavorato facevo la parrucchiera, poi ho avuto problemi di salute, e ho anche problemi che non mi riconoscono, un'invalidità, ma sono veramente tanti, Mirta, perché ogni storia è a sé e la mia è tra queste. Quindi mi sono dovuta inventare a volte come sopravvivere, e naturalmente non è stato semplice. Aver poi accettato appunto di prendere il reddito, che neanche a farlo apposta, a ridosso di una pandemia, mi ha letteralmente salvato la vita, di poter mangiare, o se no dovevo ricorrere con... Scusami Angela, ma la domanda che volevo farti è questa: ma tu saresti disposta a lavorare, a fare anche altri lavori? Vorresti, quanta voglia c'hai di rimetterti in gioco? Io sono iscritta al collocamento da 35 anni e ho sempre pensato che la vita di una persona, la dignità di una persona è rappresentata dal lavoro e da come vengono distribuiti i salari, che sono quasi sempre salari da fame, e dove mi è successo. Certo che sono disponibile. Okay. Il problema è che io ho dovuto lasciare diversi lavori perché non venivo segnata, e quindi di conseguenza laddove mi si è presentata l'opportunità, ero in nero perché non mi segnavano e io mi licenziavo, me ne andavo, perché l'alternativa era quella di rischiare di non fare la vertenza, perché altrimenti non avrei trovato altri lavori. Quindi c'era un ricatto bello e buono. Allora, e c'è ancora fermiamoci oggi, un attimo, voglio sentire un'altra storia, così mettiamo insieme due storie di vita differenti, immagino, perché quelli che prendono il reddito hanno storie tutte differenti tra loro, e poi sento i miei ospiti. Vai Isabella. Sì Mirta, ti volevo far parlare anche con Mongia, che non è una percettrice di reddito mi diceva uno scarto di 15 euro, e mi raccontava una storia abbastanza incredibile, cioè che lei ha da poco trovato un nuovo lavoro, ma lei sta per ora ha ricevuto uno stipendio di... Allora, ho iniziato il 16 di gennaio e l'8 marzo, perché lo stipendio non è stato pagato il 28 febbraio, perché comunque mancavano 3 giorni a non so cosa, l'8 marzo ho percepito 294 euro. Noi sopravviviamo, io e mia mamma, con la reversibilità di papà, che sono all'incirca sulle 800 euro, e praticamente facciamo fatica. Io vorrei domandare quanti di voi hanno il frigo vuoto, perché io adesso tra poco devo andare a lavorare e non mangio a casa, perché quel poco che ho preferisco farlo mangiare a mamma. Scusa, io mi dovrò mettere i soldi da parte per quando arriverà... Scusami, ti do del tu se permetti. Sì, senz'altro, sì, Mirta. Io adesso sto lavorando, percepirò uno stipendio all'incirca di 750 euro e io sto pensando di queste 750 togliermi su per giù 150 euro al mese per quando arriverà il giorno di mia mamma, cioè per fargli il funerale, perché io però non ho soldi, cioè io ho il frigo vuoto. Io vorrei sapere le persone che parlano, che dicono che noi siamo fannulloni, che noi siamo mammoni, ma loro il frigo vuoto ce l'hanno mai avuto? Loro fanno fatica a fine mese arrivare o pagare la bolletta. Noi siamo indietro con l'affitto. Io sono indietro con l'affitto perché devo scegliere o mangiare o pagare l'affitto, o pagare la luce o pagare il gas. Allora, qual è la soluzione secondo loro? Perché loro parlano tanto bene con i portafogli pieni. Allora, sento subito, parto da Luciano Nobili, perché Televiva ha sempre avuto un approccio molto, molto contrario al reddito di cittadinanza come forma, pur penso, sapendo e credendo che c'è bisogno di un reddito invece per chi, per la povertà, per mettere al sicuro la povertà. Però voi sempre pensato, questa signora però vi sta dicendo, guardate, è bello riempirsi la bocca di quello che si può fare o non si può fare, però noi abbiamo un problema molto pratico, dobbiamo mangiare pranzo e cena. A parte che posso assicurare la signora Mongia che nelle famiglie, nella mia famiglia l'esperienza di difficoltà economiche l'ho vissuta. Io vengo da una famiglia in cui mia mamma faceva l'insegnante e si è licenziata quando sono nato io per fare la mamma a tempo pieno, c'era solo il reddito di mio padre. A un certo punto mio padre è stato in cassa integrazione e in quei paio d'anni di cassa integrazione di mio padre abbiamo fatto dei grandi sacrifici, quindi so bene quanto possa essere difficile sopravvivere con poche centinaia di euro al mese, so bene quanto ci siano tante situazioni di difficoltà e di marginalità in questo paese che vanno affrontate. Noi non abbiamo mai detto che non serve un intervento contro la povertà. Il governo Renzi, quando si è insediato, ha trovato 20 milioni a budget per il contrasto alla povertà, quando se n'è andato ci ha lasciato 2 miliardi e 7.
uno degli strumenti che introducemmo fu il reddito di inclusione, che i comuni, gli assessorati delle politiche sociali dei comuni, sì, distribuivano dove c'erano il meccanismo. Non era male, a mio parere, perché i comuni sono quelli più adatti, lo sa anche De Maggio. Il problema è che erano i soldi, erano pochi. Erano pochi soldi, andavano largamente aumentati, era un inizio, ma lo strumento era più efficace, perché non era un algoritmo dell'INPS a stabilire, e abbiamo visto quante truffe ci sono state, chi poteva percepire quei soldi, ma chi... De Magistris ha fatto il sindaco, sa di cosa parlo, stando sul campo, pensate agli 8.000 piccoli comuni italiani, non solo le grandi città, si sa. Il problema adesso è come uscirne, quindi... come evitare, perché quando Angela dice mi ha salvato la vita a me il reddito, io tanta gente così ho incontrato. Ma io questo lo capisco, io dico soltanto che il reddito di cittadinanza ci è costato in questi anni oltre 30 miliardi di euro, 30 miliardi che sono pagate con le tasse dei cittadini come Mongia quando ha trattenuta dell'IRPEF, con quelle tasse lì viene finanziato il reddito di cittadinanza. Non ha sostanzialmente funzionato, perché non ha raggiunto il suo scopo. La povertà è aumentata in questi anni in Italia, quindi servono strumenti più efficaci. Non serve destinare meno risorse al contrasto alla povertà, serve non mischiare le cose. Quindi da una parte il contrasto alla povertà con uno strumento specifico può essere il REI, chiamatelo in un altro modo. Dall'altra parte invece intervenire sulla creazione di occupazione. Non siamo in campagna elettorale, cerchiamo di fare un ragionamento Ma anche perché parliamo sempre di cose che impattano sulla vita delle persone. Certo. Questo ricordiamocelo sempre. Io infatti voglio tornare al sindaco e al servizio che avete fatto, perché conosco quella piazza, conosco quei volti e conosco quelle storie, che dicono due cose. Il reddito serve fin quando non c'è lavoro. Infatti quel ragazzo col megafono ha sfidato il governo, ha detto noi vogliamo il lavoro. Così il reddito è una misura che serve per chi ci si augura pro tempore nella vita, per un tempo determinato, e senza lavoro. Si sta confondendo. Però se Angela per tre anni non la chiama nessuno, abbiamo un bel cavolo di problema. Ma questo è il tema: non si crea lavoro né pubblico dove si potrebbe assumere un sacco di gente. Io vengo da una città dove per 10 anni ci hanno impedito di assumere perché c'era il debito nazionale, di poter impiegare persone al lavoro, e così anche sul privato non si incoraggia chi investe in maniera seria e lo si mette in condizioni di flottare. È un paese che sulle politiche del lavoro non ha investito. E adesso vuole togliere il reddito, che posso portare la mia esperienza, se si toglie in questo momento, domani mattina, a decine di migliaia di persone si uniscono una serie di fattori. La povertà, il disagio mentale, un momento di crisi, l'insicurezza. Veniamo da 2 giorni dove a Napoli sono stati accoltellati un bambino di 12 anni e un bambino di 14. Cioè sono temi di cui la politica, compreso il sindaco, che abbiamo visto che non ha manco aperto il portone del palazzo, questi sono tutti segnali che creano... Allora, ovviamente rabbia. Il dramma, appunto, io ho seguito tanto la storia di Arturo, cioè a Napoli c'è un ragazzino che esce da scuola e non torna a casa perché rimane per terra accoltellato. Purtroppo questo succede. Fortuna sta bene adesso. Fortuna sta bene, sono due personaggi meravigliosi, lui e la madre, eroici. Però torniamo a noi invece, scusa. Brambilla, oggi siamo a Roma, io faccio il giro d'Italia per lei, lo faccio per lei, per farle vedere che l'Italia ha problemi da nord a sud, al centro. Le ha sentite quelle due donne, Brambilla? I problemi del nord, io come... Sì, sì. Assolutamente. Mirta, io rimango dalla mia idea. C'è un'emergenza a cui dobbiamo rispondere come. Il reddito di cittadinanza va trasformato in reddito di trasferimento, perché c'è una parte del paese che ha assoluto, urgente bisogno di personale. In questo momento si stanno assumendo persone che non hanno neanche le professionalità per cui verrebbero assunte, perché c'è la disperazione ormai di imprenditori. C'è il vicepresidente di Confcommercio, c'è 140.000 persone che ci mancano, non sappiamo come fare, Confcommercio. Esatto. Quindi secondo me oggi c'è un'emergenza dove mancano dipendenti in alcune parti del paese. Facciamo un esperimento, ci sono disoccupati in altre zone del paese che... Proviamo a vedere se Angela si trasferirebbe. Angela, parlo con te perché sei single, perché ovviamente è più facile quando uno può... Dico, parlo con te perché sei una donna single, penso che sia più facile immaginare una vita in un altro luogo quando non hai appresso tutta famiglia, figli e quant'altro. Ma sono... Questi signori vivono in una realtà, secondo me, surreale, ok? Perché io conosco gente che si è trasferita, che prendono una miseria come salario, una miseria, e devono pagarsi gli affitti. Però questo stava dicendo Brambilla, che ti dessero il reddito di trasferimento. Il punto che
Era questa la proposta di Brambilla. Ti dicono, ti quindi... do un tot in modo che puoi andare fuori, prendere una casa, pagare le 2 mesi di caparra, quello che c'è da fare. Quindi io a 56 anni, con le mie patologie, mi devo trasferire. Sì, mi trasferisco a casa del Signore. Mamma mia. Brambilla. Ascolta, Angela. Angela, Mongia, guarda, voleva aggiungere una cosa. Io... Allora, signor Brambilla, io capisco la tua rabbia. Capisco la tua rabbia, Angela. Signor Brambilla. No, per, no, no, lei non capisce, lei non perché capisce. Se lei capiva queste domande non le avrebbe neanche fatte. Invece di fare il reddito di trasferimento, perché non leviamo il vitalizio? Eh? Perché non leviamo quello? Io devo lasciare la mia città per trasferirmi in Lombardia, lasciare la mia famiglia, lasciare i miei amici, o anche se fossi da sola io mi devo trasferire. Quando voi non riuscite a trovare una politica del lavoro, quando voi non riuscite a capire che qua ci sfruttano, io ho lavorato segnata per 3 ore, ne facevo 10-12 per 600 euro al mese sotto pandemia, senza fuori busta, ok? Lei ci lavora per 600 euro, eh? Ci lavora lei, sfruttamento al massimo. E se parli di licenziano perché non hai protezione. Per rispondere, Brambilla, Mongia, guarda che io per non guadagnare poco, non ho detto 300 euro, per non guadagnare poco, mi sono trasferito tante volte. A 60 anni sto pensando ancora di trasferirmi, pensa, perché parto da un presupposto, vado dove c'è la ricchezza, vado dove ci sono i soldi, vado dove c'è il lavoro, vado dove guardi posso soddisfare i miei bisogni, il mio sogno, lei, certo, di poterlo... Lei... Cateno De Luca. Lo mangio. Lei con questa affermazione, povero dentro. No, vabbè, povero dentro. Guardi, reddito di cittadinanza. Angela, ognuno ha il suo punto di vista. Cateno De Luca. Guardi, il reddito di cittadinanza è l'esempio dei dilettanti allo sbaraglio, e vado subito al dunque, perché bastava un'operazione molto semplice. Piuttosto che dare le risorse al soggetto che lo percepisce in questo momento, lasciando stare poi gli effetti, andava collegato a un datore di lavoro. La questione è molto semplice, quindi esperienze già fatte. Io do, ovviamente sono per dare le risorse a chi oggi è realmente in uno stato di indigenza, ma le do attraverso un datore di lavoro. Io l'ho fatta già questa esperienza quando ero sindaco del comune di Messina. Abbiamo fatto, sì, l'abbiamo già fatto, abbiamo fatto un progetto provvisorio allora di 3 mesi, si chiamava l'estate addosso. Cioè tu dici, tu chiami l'imprenditore, gli dici, guarda, 15... questa persona qui a te ti costa un quinto di quanto ti costerebbe, perché tu prendi il reddito completo. È pericoloso, Mirta. Esatto, perché c'è un'operazione, si chiama... È un problema, si chiama, Mirta. Ascoltatemi, si chiama contratto di riallineamento. Si chiama contratto di riallineamento, scusatemi, questo prevede formazione, inserimento e nel tempo anche con i contratti di lavoro assistiti dai sindacati si fa questa operazione. Ma aggiungo un'altra cosa, il trasferimento di cui faceva riferimento Brambilla è giusto, ma all'inverso. Perché le aziende, piuttosto che delocalizzare all'est dell'Europa, nei paesi dell'est, non delocalizzano con una strategia assistita nel meridione? Hai capito? Ti devi trasferire tu, Brambilla, prendi l'azienda e vai giù. E all'inverso, molto nessuno si viene perché se no continuiamo a spaccare l'Italia. Sì, allora, devo andare in pubblicità, torniamo subito, un secondo, pubblicità. Mambo italiano. Allora, sono già cominciati i lavori in previsione dell'apertura, ma fate tutto da soli? Sì, diciamo che anche quest'anno tutto da soli. Iniziamo io con la mia famiglia. Mi sa che non è cambiato nulla rispetto agli anni passati, perché non percepiamo l'interesse a voler lavorare.
essere ancora una volta un'estate senza manodopera. Se da un lato il governo è al lavoro sulla riforma del sussidio contro la povertà, dall'altro il vecchio reddito di cittadinanza resta attivo fino a fine 2023, con la possibilità di farne richiesta fino ad agosto. Gli imprenditori turistici tremano. Adesso io devo aspettare, devo chiedere anche ai miei figli, perché alcuni anche finiscono la scuola, di venirci a aiutare, perché altrimenti l'azienda chiude. Qui siamo in Puglia, dove le strutture si preparano alla stagione e già da gennaio è partita la ricerca disperata di personale. Il passaparola, mettendo bigliettini, annunci nei supermercati, nei bar. Ovviamente ci affidiamo anche ai social. Cercasi collaboratori da marzo a ottobre, aiuto cucina, sala, bar, custode, bagnini. 72 like ma nessuna risposta, no. Nessuna candidatura. Bar, ristoranti, alberghi, ovunque la stessa cosa. Noi cerchiamo personale per lavorare e non viene trovato, perché la gente preferisce starsene a casa. Ed è inutile che si dica no, perché vengono pagati poco. Basta, non è vero. Noi abbiamo avuto già delle proposte con ragazzi che non volevano essere assunti perché erano percettori di cittadinanza. Dicevano: mi faccia lavorare così anche in cucina, nascosto da qualche parte, anche la notte a fare il custode, intanto la notte non ci sono i controlli. Che cosa stiamo insegnando a questi ragazzi? Che i soldi arrivano dall'alto, e chi li paga questi soldi? Non siamo sempre noi. Prima o poi questi debiti bisognerà pagarli. Allora, questi sono gli imprenditori pugliesi, c'è la stazione del turismo che è fortissima, come sapete, in Puglia. Musica per le orecchie di Brambilla, Brambilla? Mirta, una cosa importantissima, guarda. I soldi, Cateno, devono andare nelle tasche dei disoccupati. Il reddito trasferimento non può passare dalla busta paga, sennò crei dei problemi agli occupati, crei dei problemi agli imprenditori, perché qualcuno non capirebbe. Difatti, guarda che c'è uno sconto fiscale per chi assume il percettore di reddito di cittadinanza. Secondo me va dato del denaro, proprio un fatto anche psicologico, nelle tasche di questi signori, dicendo: questo denaro tu lo puoi spendere, se ti trasferisci vai al nord o comunque cambi regione, devi lasciare casa e vai a lavorare. Cioè, da qualche parte. In questo modo, se tu gli dai il denaro, innanzitutto gli dai una sicurezza, poverini, perché sai, non tutti hanno in tasca i soldi per comprarsi il biglietto del treno, l'anticipo di Brambilla, una fitta eccetera, diventa secondo me più facile che i meridionali vengono presi e vanno al nord. C'ha proprio un sogno, c'ha un istinto proprio così naturale. Ma come puoi pensare? Ma se al sud non ci sarà mai più un lavoro, non ci sarà il lavoro sul 100 anni, il lavoro sul, non ci sarà i prossimi 100, il nord non va più al sud ad investire. Non è vero, che magistris, non è c'è vero. La mafia al sud è... Ma c'è dì? La burocrazia che non guarda funziona, che la mafia adesso c'è sta l'atteggiamento molto più al nord, ostile verso il nord. La mafia sta molto più al nord che al sud, te lo dico come esperienza di ex magistrato. Ma viene a investire al nord, sindaco, non crea i posti di lavoro, paradossalmente è al sud che non li crea la mafia, se non si delinquenti. Sono venuti un sacco di imprenditori al sud, non è la narrazione che dici tu. Allora lasciamo perdere, se posso, perché poi prego. Ma allora perché non create i posti di lavoro per queste persone? Se sono così bravi, perché non creano i posti di lavoro per queste persone? Se sono così bravi e si rischia di fare un po' di confusione, provo a domandarti perché De Magistris non creano i posti di lavoro per queste persone. Smettiamo di raccontarci le balle, è difficile far occupare queste persone, sono persone difficili da gestire, queste è inutile che ce lo nascondiamo dietro un dito. Sono persone che non sono più abituati a lavorare, sono persone polemiche, sono persone frustrate, sono persone arrabbiate, non sono facili da gestire. Lei deve stare più calmo nei confronti del sud. Brambilla, c'ha proprio un razzismo naturale. No, io sto calmo come voglio io, De Magistris. Sento un attimo, lei deve imparare a fare il politico, che non è capace, è diverso. Vedo che Angela, lei non è capace di fare il politico, cambi mestiere, torni in magistratura, De Magistris, torni in magistratura, che è meglio. Cerchiamo, io sto cercando a nord, però. Lasciamolo sta. Però a nord. A nord, sì. Mi occuperei di Brambilla, sicuramente. Allora, posso, no, che servono i magistrati. Posso replicare a Brambilla, per cortesia. Cerchiamo di sottrarre questo dibattito alla confusione e... Allora, punto uno, ci sono dei temi, se posso un secondo, ci sono dei temi che abbiamo toccato, sono tutti veri, la mancanza degli stagionali, il fatto che si introduce una decontribuzione per chi assume, l'abbiamo già fatto, in Italia si chiamava Jobs Act, l'abbiamo fatto per un triennio, ha prodotto 1 milione di posti di lavoro, ma
Questo è il tema di cosa si fa con quelli che sono occupabili. Peraltro il governo ha annunciato una riforma, un cambio di nome del reddito di cittadinanza. Di questa riforma non si conoscono ancora i dettagli, quindi non è serio giudicare una cosa che non si conosce. Abbiamo visto solo propaganda. Pure il gol non ho capito bene cos'è. L'unica modifica che al momento il governo Meloni ha fatto al reddito di cittadinanza è in legge di bilancio, per un errore probabilmente, la cancellazione delle pene per i truffatori, anche per i procedimenti in corso. Beh, sarà un errore. Per i truffatori sarà un errore, ma l'unica modifica al momento vigente fatta dal governo Meloni sul reddito di cittadinanza è la cancellazione delle pene per i truffatori che hanno percepito indebitamente il reddito. Però voglio dire una cosa sul Sud, perché non sono per nulla d'accordo con Brambilla. Se c'è un pezzo di questo paese che ha straordinarie potenzialità di sviluppo è il Sud, e per questo io contesto il meccanismo mentale del reddito di cittadinanza, perché noi non possiamo dire, in questo paese c'è un problema di disuguaglianza nord-sud enorme e c'è un problema enorme di ascensore sociale con una collocazione geografica drammatica. Non è possibile che il figlio del ragazzo del Sud sia condannato o all'immigrazione o al reddito di cittadinanza. E c'è una cosa in più, servono, mi perdoni. Servono occasioni di sviluppo, ma le occasioni di sviluppo al Sud si fanno innanzitutto con una cosa che si chiama infrastrutture. Serve l'alta velocità al Sud. E c'è un problema in più, a mio parere, che è il problema che si paga troppo poco. Così si crea lavoro. Lavoro nella sanità, mancano decine di migliaia di medici e infermieri. Il problema in più che c'è, a mio parere, che si paga troppo poco il lavoro. Non basta. Quando Mongia ci dice quello che guadagna, mi dovete spiegare perché lei dovrebbe essere entusiasta di lavorare e non di prendere il reddito. Io non lo capisco, certo, per quelle cifre lì. Se invece il lavoro diventa dignità e quindi anche soldi in tasca, tutto cambia. Pubblicità, torniamo subito. Denunciate. Allora, eccoci qua, torniamo subito alla nostra discussione. Devo subito arrivare da Angela, da Mongia, dalle altre persone che sono al presidio a Roma. Però prima le previsioni del tempo. Mi pare di capire che fa freddo fuori, è peggiorato molto il tempo. Sì, diciamo freddo per essere la stagione. Insomma, sono scese un po', eravamo un po' ricchi di gradi, insomma qualcuno l'abbiamo ceduto. Queste nuvole al sud non danno più piogge, queste fra nord-est e alcune zone del centro qualche pioggia la danno, l'hanno data sul nord-ovest questa mattina, poi è migliorato. Queste altre nuvole in realtà sembra che non entrino, perché la previsione delle piogge da adesso alla fine della giornata, quindi nel pomeriggio, lascia, vedete, delle schiarite al nord, ancora pioggia al nord-est, qualcosa al centro, piuttosto debole, poi arrivano sul basso versante tirrenico. Domani non c'è più nulla al nord sul versante tirrenico, c'è il versante adriatico e il basso Tirreno, il sud, con qualche pioggia. Però apprezzerai forse la giornata di giovedì, che tanto ormai apprezzo moltissimo. Le sai leggere anche tu. Che bella prospettiva, ottimo tempo, grazie. Allora, volevo tornare da Angela, da Mongia. Io faccio sentire una cosa però, perché per il governo, a proposito di quello che poi ti stavo dicendo Nobile, il governo ha detto che eliminare il reddito di cittadinanza era fondamentale per chiudere la stagione dell'assistenzialismo. Tant'è vero che Giorgia Meloni, proprio insomma a febbraio scorso, ha detto una cosa molto precisa sull'opzione lavoro. Sentite. Dalla fine di quest'anno chi può lavorare lavora. E noi faremo tutto il possibile per mettere quelle persone in condizione di lavorare, favorendo la crescita, favorendo le nuove assunzioni, incentivando le nuove assunzioni. Ma altra cosa è sentirsi dire, come io ho sentito dire da alcuni nelle interviste televisive, la Meloni mi toglie il reddito e vuole mandarmi a rubare. Tra il reddito di cittadinanza e rubare c'è prima l'opzione di andare a lavorare, signori. Allora, Angela. Allora, intanto rimando al mittente la parola frustrazione, perché io non mi sento tale, io mi sento incazzata.
che è il termine più adatto. E poi una cosa importante, la percezione che abbiamo sentendovi è che noi siamo pezzi di ricambio, che a seconda di chi cazzo governa in questo paese si mandano le persone per poter trovare quello che loro dicono una soluzione. Una soluzione che, come ho ribadito, io sono iscritta a un collocamento da 35 anni e onestamente, se non fosse per qualcuno che mi ha permesso di poter lavorare anche in nero, ad oggi io sono tra le signore che la signora Meloni non terrà in considerazione, tra le donne single, tra le donne che praticamente hanno 56 anni e, come ribadisco, delle grosse patologie che non mi vengono riconosciute, perché non sto qui adesso a spiegare quale sono. E se c'è un periodo della mia vita che ho dovuto anche affrontare la parola depressione, trovo scandaloso sentire quello che ho sentito in studio. E io sono comunque convinta che, come è successo in passato, dal sud sono partite tante realtà e hanno arricchito il nord, ed è la stessa cosa che si ripropone nel 2023. Parlavate anche di mafia, siete proprio ridicoli, perché la mafia sappiamo benissimo dove si trova. È uno Stato che non comprende le necessità delle proprie donne, perché, ribadisco, io parlo come donna incazzata e come donna che ti dice sì, voglio lavorare, ma ho dei genitori anziani, ho una sorella che ha dei problemi di salute gravissimi e quindi mi si tratta come un pacchetto postale, te lo diamo il lavoretto, l'allero, non tenendo conto invece che ognuna ha una sua vita, ognuna ha una sua esperienza, e trovo vergognoso aver sentito quello che ho sentito fino ad adesso. Non siamo macchine, questo è il punto. Non so se... Cateno De Luca, prego. Ecco Mirta, questa è la dimostrazione di come l'impostazione è stata totalmente sbagliata, e dobbiamo precisare anche un fatto: il reddito di cittadinanza è partito ad aprile del 2019, le banche dati erano pronte dopo un anno, significa che per un anno purtroppo si sono bruciati i primi 8 miliardi di euro. Perché? Perché chi ci ha governato non ha pensato a organizzare l'intero sistema e quindi a far incrociare questa presunta domanda tra l'offerta di lavoro, domande e offerta, eccetera. Che non so fino a fatto. Attenzione, infatti, perché io ho insistito su un principio. Se io parto dal presupposto che intanto va diviso quello che è il reddito di cittadinanza per chi ha bisogno di lavoro e per chi ha bisogno invece di assistenza, sono due concetti diversi. E allora, per quanto riguarda il tema lavoro, non ci sono discussioni che io devo per forza collegare qualunque beneficio a un datore di lavoro. Vedi, se questo fosse stata l'impostazione, chiunque avrebbe trovato comunque un datore di lavoro col quale fare un programma di 5 anni, perché sono previste queste misure, si chiamano contratti di riallineamento, per poter avere un accompagnamento, non dare fondi soldi a fondo perduto e non fare anche mortificare queste persone. Perché parto dal presupposto che comunque questo è un segno della disperazione, con uno Stato che si è voluto approcciare con la logica di dare una cosiddetta carità e non una prospettiva lavorativa. Allora, alla gente bisogna dare una prospettiva lavorativa, credo che nessuno di loro è felice di prendere la carità di Stato. Ecco cosa. Allora, bisogna smetterla con questo concetto, perché poi se Mongia che lavora, io perciò ho citato il suo caso, perché lei lavora ma comunque guadagna una tale cifra, eppure lavorando dice faccio fatica a pensare a come me la cavo il mese prossimo. È ovvio. No, infatti Mirta, scusami, ma ultima cosa e vi lascio perché devo riattaccare al lavoro. Allora, io presumo che loro provengono veramente dal globo terraqueo, perché non si rendono conto il mondo del lavoro. Ci sono le cooperative che stanno dentro la stessa azienda, 2 anni segnati con quella cooperativa, i 2 anni successivo cambia la cooperativa, quindi tu ti ritrovi due CUD, quindi a fine mese, cioè a fine anno devi presentare i CUD, ti tolgono i soldi perché ma loro, cioè, come fanno a non accorgersi di questa cosa? Eppure all'ordine del giorno, perché non vogliono fare un salario minimo? Perché gli dà fastidio dare 10 euro l'ora? Che cos'è che vi fa paura del povero?
perché ci dovete tenere schiavi, lavorare per quei 4 soldi per mantenere a loro, perché loro il vitalizio non l'hanno rinunciato sotto pandemia, loro stavano con i loro frighi pieni, loro che stavano a casa a guardarsi il giornaletto e noi non sapevamo come tirare avanti, senza lavoro, senza i soldi per comprare anche un medicinale, io non mi posso curare, mia madre non si può curare, e questo per quale motivo? Perché io non ho voglia di lavorare? Oppure perché prendo 2 soldi di fame per lavorare? Allora, questo oppure perché dobbiamo fare gli schiavi? Tema, la sanità pubblica è finita. Mirta, scusami, ma ti devo salutare perché devo tornare al lavoro. No, vai al lavoro, tranquilla. Però io sono d'accordo, cioè il salario minimo, l'idea che questo paese non ci sia una regola per il quale il lavoro non può essere pagato sotto una certa cifra, io lo trovo onestamente. L'Italia è il paese in Europa che è l'unico che non solo non sono aumentati in questi anni, sono diminuiti. Non c'è il salario minimo, si toglie il reddito a chi è povero, non si adeguano le pensioni, ma voi ci state come Italia Viva per il salario minimo? L'abbiamo detto sin dall'inizio, era anche nel nostro programma, siamo favorevolissimi, siamo pronti alla discussione in Parlamento. Calenda, quindi è un bel tema unificante con PD, 5 Stelle. Calenda ha persino detto che è disposto a discutere con tutti per il salario minimo e a farlo con tutti. Dobbiamo anche dirci la verità, che per come è il sistema di contrattazione di primo e di secondo livello in Italia, la parte di lavoratori che riguarderebbe il salario minimo è limitata, perché la contrattazione collettiva è già ampia. Peccato che non è stato fatto in questi anni. E poi c'è anche un altro tema, che il salario minimo sana alcune situazioni, ma comunque tutto quello che è nel nero, la prima parlava del tema del nero, quello va sconfitto con altre modalità. Posso chiedere a Brambilla da imprenditore che ne pensa del salario? Perché quella faccia, Brambilla? No, nel senso che state facendo un torto ai sindacati, no? Sembra che i sindacati non siano stati capaci di negoziare. Ma i sindacati realisticamente sanno come funzionano alcuni settori, sanno benissimo. E i sindacati chi rappresentano? De Magistris, mia sorella. Fai il bravo. I sindacati rappresentano i lavoratori. Se i contratti di lavoro vengono firmati a meno di 10 euro all'ora, vai a parlare con i sindacati che ti spiegheranno che ci sono settori dove tu non hai la possibilità di pagare 10 euro all'ora. O sono tutti stupidi i sindacalisti. Ma capisci il ragionamento? No, fai il bravo. 10 euro, dai, che non sei magistratura, stiamo parlando di economia reale adesso. Studia. Prenditi una camomilla, Brambilla, stasera un bel bicchiere di vino camomilla. Mirta, ci sono dei settori che 10 euro all'ora non li reggono. Non li reggono in agricoltura, ci sono settori dove 10 euro all'ora non li reggono. Allora pagheranno sempre. Vogliamo dare 10 euro all'ora a tutti, va benissimo. Benissimo. Prendiamo un'infiammata inflazionistica spaventosa e dovremmo aumentare e in gli stipendi. Come mai l'hanno fatto il salario minimo? Giustamente, la Spagna è più dico, come persone, perché in Spagna ma lo fanno, signora, in Italia quando no, va al supermercato a fare la spesa. Perché in Spagna lo fanno, costerà 2 euro. Capito qual è il problema? Scusate, devo andare in pubblicità, ho finito il tempo. Isabella, chi c'è con te? Vedo che c'è una nuova ospite. Lo invito giusto a Napoli, per salutarvi. Si è aggiunta Maria Vittoria, che è l'organizzatrice di questo presidio, che anche lei voleva aggiungere una cosa, se abbiamo tempo. Sì, io, buongiorno a tutti, ciao Mirta, vado velocissima. Quello che vorrei dire, sono appunto dell'Unione Sindacale di Base, e il problema vero, perché questa iniziativa è stata organizzata a livello nazionale in tutti i centri per l'impiego, è che ci sono 4,4 miliardi del programma GOL che pensiamo di formazione, che dovranno appunto essere usati per la formazione e reinserimento lavorativo, ma che in questa realtà formazione, come abbiamo dico potuto io, se vedere, togliamo il reddito. Non lo sappiamo. Brava, che grande domanda. Non lo sappiamo, ma soprattutto vorrei dire questo, che il REI ha dimostrato che la formazione non serve a nulla e come questo, anche in questo caso non servirà a nulla se non a far dividere questi soldi tra le agenzie private, allora, che andranno a percepire qua, la parte un altro che grande loro tema, per la formazione, la apriamo la prossima volta. Lavoro. Io devo andare in pubblicità. La formazione deve essere fatta bene, più che altro. Pubblicità. Si tratta sempre. Allora, signore, è finito il tempo, torneremo su questi temi, vi lascio al telegiornale e ci vediamo domattina, come sempre, alla stessa ora. A domani. Mamma.